Cari amici trader, buongiorno. Oggi è il 25 di aprile, sabato, ore 9 del mattino, 3 del mattino da voi in Italia. Andiamo a fare l'analisi sulle candele weekly, sulle commodity per la settimana che va dal 27 al 31 di luglio. Partiamo con il CRB, l'indice delle commodity, dove vedete che è da 3 settimane che i 50 Fibonacci non riesce proprio a romperle. Siamo sopra la media 21, aspettiamo di vedere se ritraccia o se continua al rialzo. Per il momento siamo in una fase di 3 settimane di lateralità. Se guardiamo sul grafico daily, vedete che la media di 2 mesi e 1 mese sembrano 2 mesi al rialzo, ma quella di 1 mese sembra laterale. Per il momento vedete che qui siamo fermi. Per il momento dobbiamo aspettare di vedere cosa succede. Anche qui la COP curve, i due indicatori rappresentano la fase di lateralità. Il VIX, la situazione sul VIX qual è? Ecco, il VIX che questa settimana ha fatto un nuovo minimo a 200, scusate, a 23,6. Vedete che siamo sotto la media 21, per il momento potrebbe andare a prendere questo 20, per il momento lasciamo, non si tocca niente, si aspetta di vedere che cosa succede sul VIX, e sul VIX vedete che attualmente siamo in una fase di, come si chiama, lateralità, e anche qui suggerisco di aspettare di non fare niente. Il mercato obbligazionario, vedete che il mercato obbligazionario, il T10 note, è sempre all'interno di questo triangolo, di questa resistenza e di questo supporto. Vedete che finché non rompe questi due è inutile entrare a mercato. Qui abbiamo questo supporto molto importante. Qualora dovesse romperlo, allora potrebbe scendere. Per il momento sull'obbligazionario starei attento prima di aprire posizioni. Vedete che vedete che anche qui nel daily le medie stanno rappresentando la fase di lateralità. L'indice del dollaro, guardate come crollato. Vedete che, come vi avevo detto, se doveva rompere questo supporto, ve l'avevo detto la settimana scorsa, sarebbe crollato. E vedete che, guardate che è sceso, è andato a prendere questo minimo a 94,33. Vediamo che adesso qui possiamo mettere il prossimo target che potrebbe andare a prendere il nostro, come si chiama, il nostro indice del dollaro, e questo a 93,77. Probabilmente staremo a vedere se romperà questo 93,77. Probabilmente siamo, guardate, la media 21 come sta rappresentando, è rivolta verso il basso. Qui possiamo solo parlare per il momento di short, e vedete che se lo guardiamo nella daily, vedete che le medie stanno rappresentando, quello di 1 mese e 2 mesi, stanno rappresentando solo lo short. Qui vado a mettere un'altra resistenza, supporto, scusate, vado a prendere il prossimo supporto che potrebbe essere qui. Per il momento vediamo qui, e per il momento non facciamo niente, aspettiamo di vedere cosa succede. L'S&P 500, l'indicatore del mercato, vedete che l'indice del 500 ha fatto questa pin bar. Attenzione, questa pin bar molto importante. Il trend rimane comunque al rialzo, perché vedete che siamo sopra la media 21. Vedete che per il momento dobbiamo vedere che cosa succede. Per il momento qui aveva preso il massimo dell'8 giugno, vedete che ha fatto questo doppio massimo, l'ha superato l'8 giugno. E adesso potrebbe, se rompe questo massimo, allora potrebbe andare a prendere il massimo che era stato fatto, se non mi sbaglio, a febbraio. Sì, infatti a febbraio. Per il momento stiamo a vedere che cosa succede. Se guardiamo il nostro S&P 500 sul grafico daily, vedete che aveva rotto questa resistenza dinamica che vado a levare. Vedete che per il momento potrebbe continuare al rialzo solo se rompe. Vedete che le medie sono rivolte verso l'alto, e qui suggerisco anche qui di aspettare. Il CBO Nasdaq, l'indice del Nasdaq, anche questo da mantenere sempre,
che pochi usano. L'indice del Nasdaq, vedi che si trova qui dopo aver fatto questa doppi massimi, cioè triplo, quattro, cinque volte, vedi che è sempre stato respinto. Vediamo che qui vado a mettere una resistenza che è molto importante, eccola qui. Vedete come questa resistenza che sto mettendo qua sta tenendo. Vedete che adesso, parere personale, probabilmente siamo in una fase di incertezza, vedete, laterale. Se dovesse rompere il minimo qui, allora si potrà parlare che potrebbe andare short. Qualora dovesse rompere questi massimi, allora potrebbe continuare al rialzo. Prometto anche qui da controllare. Andiamo a vedere l'indice, scusate, l'indice del Nasdaq. Vedete che l'indice del Nasdaq, prometto, le medie stanno presentando una fase di lateralità. Poi il Russell, vedete che il Russell anche lui, prometto, si trova anche qui in una fase di stallo. Vedete che anche qui c'è questa pinbara, attenzione però, vedete che ha performato meno dell'S&P, vuol dire che gli investitori sono un po' incerti nel rialzo, nell'investire, per me anche qui aspettiamo, non facciamo nessuna operazione. E se guardiamo il Russell sulla fase di daily, vedete che qui le medie ci stanno indicando una fase anche qui di lateralità. Poi andiamo a vedere il Nasdaq. Vedete che dopo aver fatto questi massimi, vedete che oltre record storico, oltre a essere andato oltre gli 11.000, vedete che adesso ha fatto due candele negative. Siamo comunque sempre in una fase di rialzo perché la media 21 è long. E se andiamo a vedere il nostro Nasdaq, vedete che le medie sono ancora rivolte verso l'alto, vedete che un mese, prometto che qui potrebbe esserci un ritracciamento, però il trend rimane long. Andiamo a vedere adesso il dollaro contro lo yuan, vedete che è stata fatta una candela outside rialzista dopo aver toccato questi minimi, questo supporto molto importante, anche qui molto importante per l'economia, la guerra tra Cina e Stati Uniti, anche se ho letto un articolo dove sembra strano, però hanno comprato i cinesi, lo Stato, il governo, molti buoni del tesoro, cioè il debito degli Stati Uniti, e vedete che per il momento siamo in una fase sempre di, siamo sotto la media 21, siamo ancora in una fase di incertezza, vedete che qui abbiamo, guardate, questo movimento, vedete che qui per momento ci potrebbe stare un nuovo rialzo. E vediamo che se guardiamo il nostro yuan rimane ancora molto forte perché sicuramente il trend è ancora al ribasso. Questo suggerisco sempre di guardare il dollaro di Hong Kong, vedete che per momento siamo sempre in una fase di stallo. Tanta incertezza da monitorare per vedere che cosa può succedere a Hong Kong, e vedete che anche qui siamo sempre in una fase di laterale. Per il momento, anche qui non ci sono condizioni di entrare. Poi andiamo a vedere l'indice India, scusate, non l'indice indiano. Andiamo a vedere solo il Dow Jones. Dow Jones anche lui ha fatto una pinbara, ha chiuso con una candela inside. Vedete, qui c'è tanta incertezza, non ha rotto il massimo dell'8 giugno, che è questo, vedete che qui non è ancora stato rotto. Adesso dobbiamo aspettare di vedere che cosa succede sul nostro Dow Jones. E il Dow Jones, vedete che il Dow Jones attualmente si trova anche qui in una fase di lateralità. Poi andiamo a vedere che è sempre importante i nostri ratio, il ratio che è molto importante da seguire. E vediamo che questa settimana gold silver, guardate come il silver ha rotto questo supporto dinamico, vedete che adesso potrebbe continuare ad andare a prendere 79, vuol dire che adesso ci vogliono 83 once per avere un, cioè ci vogliono 83 once per avere un'oncia d'oro d'argento. Vedete che è scalato dopo aver fatto questi record a 120, 100, quanto era? 126, vedete dove siamo adesso.
attenzione perché l'argento ha grande forza e lo potete vedere qui se noi guardiamo il ratio, eccolo qua, vedete come il ratio è tutto in discesa, prometto c'ha ancora tanta forza l'argento, dove dopo vi farò vedere il grafico, vedete che il Dow Jones, il ratio sul Dow Jones e il gold, siamo gold, grande forza al momento il nostro, come si chiama, gold ha più forza del mercato azionario, vedete che ha rotto questo supporto dinamico e sta ritornando al ribasso, stiamo a vedere che cosa succederà e vedete che il nostro Dow Jones, vedete che anche qui gold molto più forte, probabilmente anche qui sta chiudendo un ciclo, probabilmente rimane tutto ancora short. Poi vedete che adesso andiamo a vedere il mercato delle commodity contro il mercato obbligazionario, vedete che il mercato obbligazionario ha chiuso con la candela più forte del mercato delle commodity, ha chiuso con una candela inside. E se lo guardiamo qui, vedete che il mercato azionario, scusate, il mercato del commodity dell'obbligazionario ha più forza per il momento del mercato azionario. Poi andiamo a vedere il nostro Dow Jones contro le commodity, vedete che le commodity più forte del mercato azionario, vedete questa candela, però siamo anche qui in una fase di incertezza e se lo guardiamo sul grafico daily potete vedere che al momento siamo in una fase di lateralità, lo vedete qua, non ci sono le condizioni per poter entrare. Terminiamo questa carrellata con, sempre importante da seguire, con la year curve, la curva dei rendimenti, che è sempre molto importante da guardare, che dà veramente, ci dice che cosa fa il mercato. Vedete che siamo in una fase di recessione, siamo ancora al ribasso, per il momento qui suggerisco di non fare niente, da vedere cosa succederà. Per il momento la curva dei rendimenti è veramente molto debole e vediamo che se lo guardiamo la curva dei rendimenti sul daily non lo faccio perché non c'è bisogno, qui abbiamo già abbastanza notizie. Adesso passiamo con le nostre commodity, andiamo a vedere la soia. Faccio solo per non farle tutte, la soia che è andata al rialzo dopo, siamo sopra la media 21, siamo in un G2 che al momento stiamo alla candela 35, per il momento si trova in una fase di, possiamo dire anche di lateralità perché questa ancora siamo dentro in questo range, tutto per il momento c'è ancora tanta incertezza e vedete che se guardiamo il nostro le nostre commodity, la nostra soia, vedete che la soia al momento rimane comunque in una fase di long, questo è dove sono entrato, probabilmente stiamo a vedere che cosa succederà. Poi andiamo a vedere il gold, guardate cosa ha fatto il gold, guardate, io ho messo questi 1800, mi ha dato rotto, guardate come è partito, prossimo target 1900, vedete che è andato a prendere i 1900. E anche qui per il momento il trend rimane solo long, vedete che se andiamo a vedere il gold sulle candele daily vedete che si parla solo di long. Guardate invece l'argento che dopo 7 anni di lateralità, vedete che avevo detto, vi ricordate 3 settimane fa se non mi sbaglio, sì, avevo detto che se rompeva così si poteva andare long e guardate chi mi ha seguito, guardate cosa ha fatto, è andato a 23 dollari, 23 dollari, guardate che da 18 sono 40 punti, vedete che è eccezionale per chi ha seguito le mie analisi, ecco qua, quello che avevo previsto è successo, 23 dollari, vedete che adesso l'argento si parla solo di long, è inutile aprire posizioni per il momento short o aspettare il retracciamento. Il petrolio dove sono dentro, petrolio che ormai è in fase di lateralità, per il momento rimane ancora sotto
sopra la media 21, vediamo se andrà a prendere questi 46 dollari. Ovviamente siamo in attesa di vedere cosa succede. Il petrolio sulla candela daily, vedete che siamo in una fase proprio di lateralità. Poi andiamo a vedere il platino, dove siamo anche qui dentro. Platino, vedete che il platino rotto al rialzo, vedete, guardate cosa ha fatto, è andato a prendere questa resistenza dinamica. Qualora dovesse rompere, potrebbe andare a continuare il suo rialzo a 962. Se lo guardiamo il platino sulle candele daily, vedete che il platino rimane ancora in una fase di long. Poi andiamo a vedere il, scusate, qui il, andiamo a prendere qua, il gas che rimane sempre, ha fatto una candela outside rialzista, però il trend per me, siamo in una fase laterale sul gas, ci suggerisco di non aprire nessuna operazione. Il gas, vedete che sul grafico daily, vedete che il grafico rimane ancora in una fase per me di stallo. Poi il caffè che è grande questa partenza, vedete che eravamo in un G2, G2 che ha fatto, vedete che ha chiuso qua, questo è stato un minimo importante, vedete che dopo il caffè è riuscito a recuperare, vedete che pensavo che scendeva di più, invece vedete che è salito. Adesso staremo a vedere se rompe questi massimi a 110, potrebbe continuare la sua salita perché siamo in un G3. Il caffè, se lo guardiamo sui grafici daily, ci sta segnando anche qua il rialzo, vedete che stanno girando le medie. Per il momento ha rotto anche il mensile di giugno, vedete il pivot stato rotto. Adesso vedremo cosa succederà nel mese di agosto. Il copper che rimane ancora nei piani alti, per il momento aspettiamo di vedere il retracciamento prima di entrare. Inutile entrare sul copper adesso perché non ci sono, a mio parere personale, le condizioni, anche se il trend rimane sempre long. Il cotone, eccolo qua, il cotone che ha fatto un'altra candela ribassista, sta chiudendo il G2, per il momento anche qui non ci sono le condizioni di entrare. E il cotone, vedete che sulle candele daily rimane ancora long, vedete, adesso è un ritracciamento, potrebbe andare a prendere questa pin bar qua, vedete questa qui. Per il momento aspettiamo, non facciamo niente. Terminiamo con il cacao che in questo momento, cacao ha fatto un'altra candela positiva, siamo in un G1, per il momento anche qui non faccio niente perché il cacao per me rimane ancora short, 20 candele, e se vado a vederlo sul grafico daily, vedete che il cacao si rimane proprio in una fase ancora di short, sembra voler girare finché non rompe per me i 200, 2279, aspetterei prima di entrare. Io vi ringrazio, vi auguro a tutti una buona notte e ci sentiamo domani lunedì. Ciao a tutti.